Insomma, una canzone che si fa sentire, qua. Una canzone di carattere, una canzone, una canzone che parla di sentimenti. E poi chi poteva cantare una canzone così? Una donna che conosce i sentimenti. Annalisa. E quindi Annalisa. Eccomi. Eccola qua. Anch'io, tornate, avvicinati un pochettino che ti voglio sentire. Ci sentiamo. Bene. Allora, benvenuta innanzitutto. Allora, siamo in giro in questo momento anche noi, perché siamo sulle frequenze in blu che stanno toccando tutta l'Italia, quindi siamo in diretta da Milano, però vedo che i tuoi giri qui, ragazzi, cominciamo a parlare subito di sold out, perché io l'ho lasciata lei che aveva fatto delle piccole esperienze televisive importanti, adesso mi torna diva, è tutto sold out. Se tu vuoi andare il primo aprile e il 3 aprile a Roma, non ci puoi andare a vedere Annalisa perché hanno venduto già tutti i biglietti. Tutto, non ce n'è uno. Che ma bello. Anche, guarda, auditorium, parte della musica. Ma sì, ma io sono contentissimo per te perché tu sei una bravissima cantante, quindi io non direi mai una bugia in questo senso. Cioè, ti riconosco questa qualità e secondo me è giusto che una persona che ha delle qualità venga premiata per quello che vale. Quindi, fino bello, a qui. Ti ringrazio. Tutto, fino a qui è tutto normale. Prego, Scali. No, beh, insomma, io dovrei fare la domanda sportiva, però vorrei tornare proprio a una gara, che è quella di Sanremo, che in fondo è così segnato anche un tuo grande ritorno, un disco che è subito stato accolto e questa canzone che abbiamo appena sentito, che insomma ti ha rappresentato molto bene a su quel palco sul quale obiettivamente, insomma, da ligure lo dico, è difficile cantare. Sì, è difficilissimo proprio perché comunque stai facendo una cosa importantissima che tocca un sacco di gente, quindi è un'occasione gigantesca da sfruttare coscienti di quanto è gigante, di quanto è importante, e quindi quando sei dietro che aspetti che ti annuncino e tocca a te, quella cosa lì la senti tutta. E il problema sai qual è? È dal momento dell'annuncio fino a quando inizia a suonare l'orchestra, in quell'attimo lì è l'attimo di limbo in cui oddio tutto può succedere, tutto può accadere. Le gambe, come si dice, fanno le gambe. Allora la cosa bella però è che è vero anche una cosa, io per esempio mi ricordo quando mi inviavano a Sanremo, ne ho fatti tantissimi di festival di Sanremo, e mi ricordo la faccia di certi cantanti che oggi sono delle star, no? Loro non hanno quella faccia lì, loro sono più sicuri, nel senso, sì, molto di più. Io veramente ricordo le esibizioni di ero dietro, no? Di Albano e Romina, non di questi tempi qui, ma di allora erano terrorizzati. Romina praticamente tremava tu, invece loro comunque sono emozionati perché si capisce. Ma è una nuova generazione di cantanti che hanno decisamente fatto delle esperienze prima di quel palco, no? Cioè loro, lei ha cantato tantissimo, Annalisa, prima di salire su quel palco. Sì, assolutamente, ci hanno fatto di tutti i colori. Ho iniziato dalle cose piccolissime, ho fatto il percorso un po' classico, quello dei locali, certo, dei club, delle nottate passate nelle salette, nei garage, a cercare di tirar fuori qualcosa di sensato, e da lì poi ho continuato e ho provato in tanti modi, e giustamente poi cercando a furia di provare, alla fine qualcuno la porta me l'ha aperta, e anche comunque l'esperienza televisiva del talent, certo, ti tempra da morire, perché come sei a te tu non lo sai perché sei completamente ignaro, no, non lo so, non ci sono stesso, mai andato, no tu stesso che stai lì. Io non mi rendo io pensavo che conto. Tu dicessi a me, ma io non ci sono mai andato. Dicevo tu stesso che sei proprio incosciente, non ti rendi conto. Certo. Che comunque settimanalmente c'hai due dirette televisive, cioè, oddio, cioè no, lo fai, dici, oh, non sai neanche cosa stai facendo. La dimensione della gara, Annalisa, ti piace? Torneresti, non dico perché non hai più bisogno, ma comunque ti piace questo confrontarti con gli altri, ti stimola, ti porta a trovare anche nuove strade? Sì, assolutamente, è stimolante, in generale il confronto con gli altri è sempre accrescitivo, cioè ne esci migliorato e con un sacco di spunti in più che sicuramente ti aggiungeranno nel futuro prossimo, e poi la gara fa sì che la gente ti guardi e faccia il tifo, e quindi si affeziona e sposa la causa, no? È importantissima la gara. Tu dai il meglio di te stessa e loro si devono riconoscere.
Eh sì, sì, certo, loro si affezionano e quindi se non ci fosse la gara sarebbe soltanto una sequenza di belle canzoni, no? Questo è vero. Poi è importante quello che succede dopo, però nel momento in cui sei lì e stai lottando, quella dimensione lì della lotta appassiona la gente. La conquista. Sì. Beh, insomma, è così nella vita del resto, solo che noi non, certo, la vediamo sul palco dietro, loro si guardano in faccia e combattono, noi li guardiamo che si combattono, questa è un po' la verità, era come nel circo dai tempi dei romani, no? Al Circo Massimo, no? C'erano dei giochi e la gente guardava. Oddio, è un po' meno cruenta, un po' sì, meno cruenta. Diciamo che il finale, però, non è così cruenta. Attenzione, ecco, si giocano sempre delle gare che a certe persone costano piuttosto care, diciamoci la verità. C'è gente che investe anche, a te è andata molto bene, però c'è anche gente che investe la propria fortuna, le proprie speranze su una gara e se ne va a casa bella bastonata o ricomincia da zero, può capitare. No? Assolutamente, è da mettere in conto, infatti sono cose che vanno affrontate sempre con le idee chiare. Questo è importante. È importante che la vita splenda e noi la facciamo splendere grazie alla che voce. Che aggancio, ragazzi! E il sole splende e splende anche Annalisa, che è splendente oggi. Addirittura, che bello! Ha portato il sole, nonostante insomma, il sole ci siamo fosse splendenti Milano, noi, lei è normale, noi siamo contenti, siamo contenti. Che bella canzone anche questa, questo finale anche così crescendo, mi piace. Ti devo fare due domande sui musicisti, tu, i musicisti che ci sono, perché questo disco è anche suonato bene. Non assolutamente, è ma allora, scherzi. Parliamo di questi musicisti, del produttore che conosciamo evidentemente, però parliamo anche di quelli che ti seguiranno dal vivo. Certo. Allora, vai. Allora, guarda, questo disco vede le forze in campo di un sacco di gente. E, sicuramente, tanto per incominciare, c'è fortissima la presenza di Checco Silvestre, okay, che è stato preziosissimo da molti punti di vista e ha un po' retto le fila di tutto. E, ha coinvolto Diego Calvetti, che poi è diventato un personaggio importantissimo per questo progetto, e non solo per questo progetto, veramente lo dico col cuore, e da lì poi tutti gli altri che sono entrati a lavorare su questo disco, ad esempio tutte le chitarre le ha suonate Lapo Consortini, che suona anche con Morandi, un sacco di gente, e suonerà anche con me dal vivo. Esatto, e abbiamo dato vita a una squadra che vede la presenza dei musicisti che hanno suonato nel disco, mm-hmm, qualcuno di mia vecchia conoscenza che mi ha accompagnato nei tour passati, ad esempio Daniel Bestonzo mi tornerà a suonare il pianoforte con me ed è una garanzia, mm-hmm, per me, e poi la presenza invece di qualcuno di nuovo completamente, mm-hmm, che però non lo è per me perché ho tirato in ballo persone che suonavano con me prima, capito? È una figata, certo. Sono veramente molto, beh, molto insomma, c'è un po' di tutto. Hai fatto una cosa carina anche rispetto a quelli che c'erano prima, perché spesso diciamo che l'artista fortunato si dimentica del passato. Scordiamocelo passato, siamo qua alla napoletana, ma lei essendo savonese non poteva. Poi tra l'altro, essendo che in questo disco Splende, in questo progetto parlo molto appunto del riappropriarsi delle cose vere, reali, che rimangono, come ad esempio qual è il tuo posto, qual è la tua casa, ecco, no? Appunto, io sono legatissima alla mia terra, a Savona, alla mia città, e in tante piccole cose, in tutto quello che ho fatto, c'è questo, ad esempio sicuramente nel coinvolgere persone che erano con me ai tempi della Saletta, o ad esempio la collaborazione, c'è un cameo nel disco su un pezzo che si chiama Se Potessi con Rafael, che è un artista reggae savonese, che è conosco, vero, è vero. Insomma, c'è tanta Liguria. Non ti sei scordata insomma, no, della tua terra. Anzi, ho cercato di, questo disco in fondo è un po' quello del ritorno indietro, sì, in qualche modo. Sì, esatto, sì, esattamente, del ritorno indietro ma per andare avanti. Per andare avanti, assolutamente. Sì. Perché insomma uno per andare avanti deve guardare pure un po' il passato, se no dove va? No, devi andare, devi capire dove sei partito, sempre. È sempre importante. Allora, tu quando cantavi nei club che canzoni cantavi?
Ma un po' di tutto, come tanti di quelli che fanno questo mestiere, ho attraversato varie fasi. Allora, io ho iniziato la mia prima band, l'ho messa insieme, avevo 13 anni, figurati cosa potevo fare quando avevo 13 anni, facevo le cover. Poi pian pianino ho iniziato a cercare di scrivere i miei pezzi, sì. Lì facevo voci femminili del pop rock, da Cranberries, Alanis Morissette, Scancanensi, tutte queste cose qua. Bello. E poi ho iniziato da lì con questa band, iniziare a scrivere le mie cose, cercare di suonarle dal vivo. Ho avuto il periodo più metallaro, ho avuto il periodo più elettronico, e poi tutte quante le fasi mi hanno portato a fare quello che sto facendo oggi. E c'è dentro comunque a pillole tutto quello che ho fatto e quello che ascolto e che mi piace. E tu immagina che mixaggio che ha fatto di tutte queste esperienze. In effetti poi nel disco si sente. Beh, si sente, però anche c'è questa vena melodica forte. Assolutamente, sua. Lei ha una grande voglia di esprimersi melodicamente, si sente. Dunque, se no non avresti scelto la melodia come concetto, no? Perché no, in questo disco... No. Io sono quella roba lì, e tutto quello che ascolto e che ho fatto cerco di trasferirlo in quello che mi rappresenta oggi, e secondo me Splende mi rappresenta appieno, non mi sono mai sentita così ben rappresentata. Fantastico. Allora rifarei tutto uguale. Fantastico. Beh, del resto hai trovato un grande romanticone che crede nelle melodie, che è Checco proprio, no? Insomma, diciamo che lui è proprio uno di quelli che ti convince con la melodia, giusto? Assolutamente sì, assolutamente. Allora, questa melodia all'Italia che in tanti snobbano ultimamente, perché insomma, cioè, il ritmo ti deve conquistare, perché il ritmo è la base della nostra vita, però mischiarlo con una buona melodia vuol dire fare un disco all'italiana. Certo, ma dove siamo noi? In siamo Belgio. In Italia! Radio Belgio in blu. Abbiamo ancora un disco, perché poi il tempo, come si dice, poi stringe. No, questa cosa qui è molto bella, perché facciamo una cover, anzi lei canta una cover, ma noi ci coverizziamo pure dentro questa canzone. Perché no? Anche perché in fondo rimaniamo in Liguria con Mattia Bazzaro, sì, o sì, no? Sì, sì, assolutamente. Scherzo. Poi voglio salutare i miei amici Carlo Marrale e Antonella Ruggero, che insomma sono i Mattia Bazzaro, che hanno scritto anche questa canzone. Ma sei matto, li saluto anche io, mi piacerebbe tantissimo un giorno o l'altro incontrarli. Ci possiamo parlare. Te lo faccio sapere. Andiamo, salutiamo Annalisa, grazie. Grazie, grazie, a voi, grazie, grazie a voi. Alla prossima. Piacere. Allora